Amici di Teleponte, buongiorno e bentornati con questo 2016. Riprendiamo la nostra rubrica che ci vede protagonisti con quello che è l'alimentazione sana e sicura e qui abbiamo con noi il nostro spadaccino della cucina, Michele. Ciao, Michele Lia, buongiorno. 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 Michele, bentornato. Grazie per avermi invitato. Com'è andato questo fine anno? Che poi io e te ci siamo persi un pochino di vista. Sì. Sei stato protagonista qui con Serena. Ricordo che avete fatto proprio la preparazione, quello che era il Sì, periodo di di Natale, Natale. sono un'idea, diciamo, per il nostro Natale, quindi per creare qualcosa di diverso sulle nostre tavole. Niente, dopo queste feste che avevamo tantissimo. E come sei andato? Come fatti Ma vedere, fatti vedere. si Anche tu stai in vede. forma, Sì, sai, è no? lievito come un panettone, sono lievitato. Non si vedeva anch'io, eh? Lo No. sfinato, ho messo il nero per sfinare, capito? Certo. Niente, oggi niente, siamo qui per proporre dei piatti molto più semplici, poveri, dopo queste grandi non dico abbuffate, Quindi però rientriamo in quelle che sono sì, anormalità delle calorie, che delle sì. calorie, Sì, quindi cerchiamo un attimo sì, normalmente. di controllarci un attimo, visto che inizia a fare molto freddo, vorrei Sì. presentarvi un consommé, quindi un brodo fatto con dei funghi. È un semolino, che sarebbe una Ottimo. semola battuta, che è un piatto poverissimo, ma io lo adoro tantissimo, specialmente Mi fai in mente nonno? Nonno mi d'inverno. Sì, ricordo il semolino, lo faceva d'inverno semolino. sempre. Però è un po' più diverso, fatto con la farina di castagna, Rivisto. rivisitato certo, quindi diamo un'idea in più ai nostri amici a casa per poter fare una cosa diversa, però sempre rimanendo nelle nostre Ok. tradizioni. E poi ho pensato anche, di solito l'uovo viene sempre tralasciato nella nostra cucina, però io penso che sia un elemento molto principale e che può sostituire appunto come un secondo, e quindi faremo un piatto a base di uovo, Bene, ottimo, sì. ottimo. Queste uova vorrei fare appunto con uno sponzale, che è una cipolla lunga, sarebbe un porro baby, che si usa tantissimo nella nostra cucina pugliese. Profumatissimo, Certo, delicato. noi facciamo sempre una. Dove? Sì, oltre alle preparazioni, facciamo anche una pizza con questa cipolla qua. La vostra Ecco. focaccia è deliziosa. Sì. La focacciona quella così spettacolare. E un pomodorino al forno, ricordando appunto della focaccia, e poi faremo un uovo poché oppure un uovo cotto all'interno, quindi in questo guazzetto che andiamo a fare. Quindi allora utilizziamo, come sempre ci porti tu e quelle che sono le indicazioni che ci dai, quindi dei prodotti di stagione Sì, certo. senza dover fare quale ricette straordinarie con ingredienti esotici o difficili da trovare e fondamentalmente con quello che poi sono ingredienti che conosciamo, come ti dicevo io, ci portiamo dietro da quello che è normalmente il semolino che è. Chi è che non l'ha mangiato? Immagino che poi, insomma, il semolino è qualcosa di semplice anche Sì, da molto semplice, lo reperire. faremo noi da zero, questo, la semola battuta. Volevo trovare dei porcini, ma Dimmi, non ho trovati, perché perché tutti cos'è quanti questo? se siamo Allora. mangiati, e qui è il periodo di Natale, di Capodanno, Esatto, e ormai niente, eh sì, ho siamo. preso come dei cardoncelli, che comunque l'ho portato da casa, sono un fungo tipico nostro pugliese, quindi potremmo anche fare cose del genere, quindi i funghi potrebbero essere dei Che poi è finferli. sempre anche quello è profumato, è Sì, è profumato, saporito. però non arriva al porcino perché il profumo del porcino È è molto più maggiore. Sì, forte, più molto questa è una più tendenza un po' deciso, più sul chiaro. finocchietto, è molto più delicato, tipo un finferly, quindi è molto più delicato rispetto a un porcino che è un po' più aggressivo e la presenza del porcino si sente in qualsiasi piatto che si va a mettere. Naturalmente. Bene, Niente, allora quindi vai. Ti possiamo iniziare. Niente, serve una per. mano, Michele? Sì, accendi Via, azione. il DJ attacca. Azione. Ok? Vado qui che tanto Sì. Perfetto. hai messo già l'acqua, vero? Te lo vado a fare. Facciamo il consommé, prima di tutto il consommé di. Consommé sarebbe un brodo. Esatto, raccontaci un po' sto Sì, consumo, cioè, le spiego un attimo. Per fare un buon come lo brodo fai? si parte sempre da zero, quindi da freddo, perché i puri sono aperti e quindi vogliamo che tutti i sapori e i succhi gastrici e tutte le vitamine e proteine rimangano all'interno cioè, del nostro brodo. Ok. E quindi si parte da freddo. Se vogliamo un buon bollito, si parte da acqua Da freddo che bollente. intendi dire? Da acqua Quindi fredda. da acqua fredda, Da quindi acqua fredda. Quindi all'interno acqua fredda. sì, Ok.
acqua fredda e partiamo il nostro brodo. Qui questo è un brodo, il consommé fa parte sempre dei brodi, cioè il brodo è molto grezzo, nel senso che è la base della cucina, dove mettiamo appunto una mirepoix, cioè dei pezzi di carote, setta, cipolla, verdure. Quindi okay. Tutti i tagli delle verdure possiamo mettere in questo brodo qua, e questo brodo serve proprio per le varie fasi di cottura delle varie alimenti, delle varie preparazioni dei nostri piatti. La base, consommé, ecco perché la chiami la base, sì, perché poi da lì si inizia a fare, cioè, tutte le preparazioni. Posso mettere l'acqua che comunque non sa di niente, e possiamo appunto inserire questi brodi qua, che può essere di pesce, di verdura o di carne, quindi per avere un sapore in più alle nostre preparazioni. Okay. Il consommé è un brodo più delicato, quindi meno torbido, molto è più mirato. In questo caso faremo di funghi, perché vogliamo che sia di funghi, però volevo partire appunto da freddo con i funghi, quindi fare questo consommé, e poi volevo appunto, con una parte dei funghi, volevo un attimo grigliarli e poi metterli nel brodo, quindi si ha quella sensazione anche di grigliato, quindi ha un okay. consommé un po' più diverso dal solito. Quindi gli dai un sapore ancora più deciso? Sì, più deciso, e in più questo posto particolare che comunque è grigliato il fungo, okay. Che comunque quando lo saltiamo in padella ha un sapore, quando iniziamo a grigliarlo è un altro sapore. Beh, allora partiamo, perché già... Sì, partiamo. Mi hai imposto allora, un sigato l'acquolina. Come... Ok, mettiamo la nostra casseruola dell'acqua, portiamo... Vai. Ok, perfetto. Io... Mica, sai che questa partiamo. È zona mia, no? Ah, ok, vai, parte, vai piano piano. Iniziamo a salare leggermente il nostro brodo. Quindi ti metto a 3, 4. Michele, vedo che qui a freddo hai messo già il sale, un po' qui di non sale. Hai problemi, perché mi insegnano che con l'acciaio poi se va in ebollizione sì. si macchia, qui non hai problemi. No, perché sono le pentole in ghisa, quindi alla base dentro è vetrificata, no? Quindi non abbiamo questo problema qua di residui. Di, quindi è il vetro che ti permette di non avere poi l'inconveniente di questo o macchiarlo o rovinarlo, ok, sì. Perfetto. E non esce nemmeno torbido poi il brodo. Questi sono dei cardoncelli che andremo un attimo a pulire. Bravo Michele, dacci anche un'informazione molto dettagliata, perché sì, che il tante fungo... persone non comprano i funghi perché non sanno come lavorarli o come pulirli. È molto semplice, si toglie il gambo, la parte di sotto, la parte un estrema, po', quindi, sì. Quella si più gratta leggermente con il coltellino la parte, okay, la base, sì. Per togliere un po' il terriccio, e questo, poi quest'altro, ok. Quindi va fatta quasi una frezzatura, sì, una leggera frizione, come si dice, donna, uno scrub, un piccolo scrub al fungo gli va fatto, insomma. E poi in questo caso i cardoncelli si lavano con l'acqua calda, è una cosa, cioè chi con l'acqua fredda e chi con l'acqua calda, poi per togliere appunto il terriccio. E poi non devono stare troppo tempo nell'acqua, perché sappiamo che il fungo è una spugna, no? E quindi assorbe, quindi deve essere un lavaggio al massimo più frequente, ma con cioè, meno tempo stare nell'acqua. Okay, quindi l'acqua. Molto veloce, devi essere sì. Molto rapido. Che poi dopo, la volta scorsa ci hai dato, nelle puntate successive, ci hai dato indicazione che lo bagni, poi lo metti sempre sì. Naturalmente in verticale. Dove appunto il terriccio viene, appunto, si umidisce, quindi cade la nostra ciotola dell'acqua. E lo tamponi con uno straccetto, un cotone o carta scottex, insomma, una carta assorbente. Che abbiamo fatto. Quindi è un'operazione molto semplice. Ok, andiamo a lavarli velocemente. Prendo lo scottex. Quindi un'operazione molto veloce. Okay, rifaccio di nuovo per l'operazione con dell'acqua calda. Ok, vedete un attimo, li ho messi a testa così col cappello la parte quindi, di in su. Ok, col cappello dove verso appunto, l'alto. Che per pochi minuti possono stare in acqua, quindi noi poi dopo verifichiamo dove c'è la terra e con un dito oppure con, per esempio con un coltellino continuiamo un attimo a graffiare
Che tanto al tappo togliere, si sì, si sente. sente. Comunque si vede. Adesso il fungo è pulito, quindi è bianco, bello. Quindi controlliamo un attimo. Perfetto. Via la carta, perfetto. Iniziamo. E adesso passiamo alla fase di poterli asciugare. Ok, Possiamo un po' una piccola strizzatina. Ok, questo tipo di fungo, dimmi Michele, che periodo lo troviamo? È periodo invernale, cresce sulle nostre murge, di solito cresce vicino a una pianta che è tipo finocchietto. Ah, ecco perché mi dicevi che è un po' Sì, ha profumato del una finocchio. tendenza al finocchio, Lascia a me, ti aiuto io. grazie E quindi ecco, di conseguenza è aromatizzato, diciamo, mille. Sì, perché vabbè, ma prende. si parla di sensore, non è che Quindi no, sarebbe. insomma, un leggero aroma, insomma, Sì. se può Ok, sentire. mettiamo il nostro consommé, i nostri funghi, i più piccoli li lasciamo interi, quelli più grandi li tagliamo giusto un attimo a metà, poi in Ok. base alla dimensione. Vuoi che ti alzo un pochino la No, falli temperatura? andare piano piano, tanto dobbiamo fare ancora il Ok. semolino e appunto si parte da freddo, Adesso quindi siamo a andremo. 40 gradi, sì, perché io riesco a metterci le mani, ma anche un pochino più bassa. Te l'alzo un pochino di più, però, perché forse è ancora troppo basso. Ok. Poi, come ho detto, questi funghi volevo un attimo grigliarli, Ah, sì. quindi spostiamo un attimo qua, così faccio vedere i nostri amici a casa. Ok, Allora, accendo questo di qua. questo è andato. Preparo già. Ok, Ci sono, l'ho messo al massimo. grigliare, mettiamo una padella antiaderente o una griglia, niente, sopra il fuoco, facciamo un attimo riscaldare, deve essere abbastanza calda, per poter appunto sigillare un attimo i nostri funghi e vogliamo che si bruciacchino leggermente per conferire un sapore diverso al nostro consommé, cioè a questo prodotto finale. Certo. Poi ti dicevo, come secondo ho pensato appunto di fare questo sponzale, che è una cipolla, cioè un porro baby, una cipolla lunga, che è molto più dolce, quindi stufare vuol dire cucinare con pochissima acqua e sale, Ok. poi finirla un attimo in forno con del pomodorino che dà ancora umidità alla cipolla e in più dà quel profumo di focaccia e poi dopo inserire l'uovo. Quindi andiamo pure i nostri sponzali e porri. Questo è molto facile a pulirli. Si taglia il gambo di sotto. Poi si va a Ok. Intanto sento se qui ci siamo, sì. togliere le prime foglie. Vediamo la parte centrale, che è la parte più tenera e più dolce di questo. Già sento il profumo dal taglio che stai facendo, Sì, ha un bel profumo. Ripeto, noi facciamo con tante preparazioni con questa cipolla, quindi la utilizziamo anche negli arrosti, come contorno. Di solito facciamo sempre un calzone più che altro, che serve una sì. pizza, quindi chiusa. Molti. E naturalmente questo qui viaggia col pomodoro sempre, anche nella focaccia, riesce sempre a stare insieme? No, là mettiamo dell'uva passa, delle alici, e Ok. nel frattempo che pulisco questo. Allora Michele, facciamo così. Tanto stai Io facendo sì. un piccolo lavoro di manualità, qualche minuto, E io lancio la torniamo. pubblicità e a dopo. Ciao!
Bentornati ed ecco qui che Michele ha sistemato tutto. Sì, avevamo rimasti a pulire il nostro porro bebbe sponzale. Niente, viene tutta la parte estrema, quindi le due estremità, si prende la parte centrale, si sfoglia, perché okay. È come una foglia questa, si toglie le parti un po' più dure, più dure, più legnose. Vogliamo un po' la parte più tenera, più tenera, più okay. buona. Questo è molto semplice, tagliamo a metà, okay. Un'operazione molto facile. Ah, quindi fai dei cilindri? Sì, togliamo, perché io voglio che rimanga integro. Cioè intero, a mo' di spaghetti. Hai ragione, perché poi comunque c'è chi adora questa tipologia di... Sì, è una cipolla molto più delicata, più profumata, è come cipollotto, come il discorso del cipollotto. Questa si può mangiare tranquillamente, si mangia tranquillamente. Sì, anche delle insalate. Perfetto. E poi ricordiamo che è una di quelle tipologie che fanno bene, quindi per quello che riguarda anche la stagione autunnale, sono quelle cose che ci aiutano a contrastare le influenze. Ricordiamoci il nostro consomè che abbiamo messo prima, quindi partendo da acqua fredda con un po' di sale, okay. I nostri funghi all'interno, portiamo piano piano a ebollizione, non deve bollire troppo, nel senso molto, in modo vivace, perché qua andiamo a intorbidire il nostro consomè, perché se è chiaro. Dicevo che ho messo una parte di funghi a freddo e un'altra parte okay. sempre di funghi, però voglio prima grigliare per conferire appunto un sapore un po' più diverso al nostro consomè. Qui abbiamo messo la nostra griglia o pentola aderente, ci iniziamo a grigliare i nostri quindi, funghi. Michele, senza olio, senza nulla, non vuoi alterarli? No, andremo un attimo a saltare, quindi non avremo quel sapore di grigliato, deve bruciacchiare il fungo. E poi come mi dicevi tu, quindi il fungo è una spugna, se poi andiamo a mettere dell'olio... Sì, assorbe e poi andiamo a intorbidire il consomè. Sì. Ok. Alziamo leggermente la nostra fiamma. Ok, sta andando. È al massimo, sì. Mettiamo un pizzico di sale. Questa mania dello chef, l'hai visto loro come mettono il sale? Non lo fate a casa perché altrimenti è un disastro. No, il discorso del sale in alto... Ma perché? Esatto, ecco, perché? Cioè, il problema è che più in basso vai, quando tu vai un attimo a, diciamo, a sbriciolare il sale sull'alimento, si concentra solo in alcuni punti. Più si va in alto, più si crea una pioggia. Infatti c'è Escoffier, un grande chef francese, che è il nonno a cucina... dove lui parliamo di che anni perché non lo so 1900 quindi proprio uno dei pionieri, sì, uno dei più grandi chef che ha dato via all'attenzione alla cucina. Lui chiamava sempre il commis sarebbe aiuto cuoco. Con la scala, perché doveva buttare il sale su un arrosto, su un qualcosa, lui saliva con la scala e buttava questo. Bellissima, qua. questa è una storia che sentito, mi hanno raccontato sempre a scuola. Proprio per insegnarci un attimo a salare. Questo Escoffier. Ricordatevi Escoffier. Quindi con la scala. Quindi un effetto cascata praticamente. Sì, più va in alto, è come lo zucchero a velo. Lo zucchero a velo noi abbiamo appunto un retino, quindi ci permette di fare un attimo una. Di distribuirlo, dici, come una rosa. Invece con il sale, essendo comunque avendo in mano un pizzico, quindi si concentra solo su un allora ecco, allora ho capito adesso questa cosa così. Cioè se ti butti se ti metti il sale nel salare appunto l'acqua, la pasta o un brodo, la metti giù e via. Però in questo caso che viene appunto fatto sì, una distribuzione omogenea, quindi allora ecco il perché. Okay, vediamo i nostri funghi iniziano a grigliare. Okay. Senti il profumo adesso che sprigiona il fungo, che questo poi va a conferire appunto nel nostro, a aumentare ancora il profumo del nostro consomè. Qui ce l'hai perfetta, però, a 40 gradi te l'ho messa, perché poi noi riusciamo a vederlo con quello che è l'induzione, qui con il tempo che adesso mettiamo questi, perché l'acqua non deve essere bollente, deve essere tiepida, quindi perché deve dare sapore, alla fine noi vogliamo un consomè buono. E poi portiamo dopo in ebollizione. Una volta che abbiamo grigliato i nostri funghi, che si sono un attimo dorati, belli grigliati, non devono essere bruciati, poi il colore marroncino. Esatto, marroncino. Ok. Che poi vedo che qualche cosa
sono diventati quasi traslucidi. Ok. Le inseriamo nel nostro consommé e quindi qua poi possiamo partire appunto la nostra in l'ebollizione, sempre in modo non molto aggressivo, in modo graduale. Il nostro te consommé. La porto davanti? No, dobbiamo fare un attimo, continuare a stufare i nostri cipollotti. Prendiamo una casseruola. La nostra casseruola, ci la portiamo. Te la abbasso l'acqua? Sì, la abbassa. Okay. Non ti preoccupare. Ok, grazie. Allora, la nostra casseruola. Ci mettiamo un filo d'olio. I nostri cipollotti che abbiamo appunto pulito con estremità, spugliati, tagliati a metà, li sistemiamo alla nostra casseruola. Okay. Così, senza condimenti. Sì, adesso ci mettiamo un po' di sale. Ok. Sempre per quello che mi dicevi prima, qui non abbiamo l'inconveniente perché poi c'è la vetrificazione interna, quindi non ti ossida. Non si ossida, sì, ci rimane poi il colore, poi se voi vedete un attimo i colori come rimangono integri. Partiamo con, di solito vengono stufati, il problema di rosolare la verdura, iniziamo a dargli un colore e io questo non voglio, voglio creare appunto un buon sughetto, un buon guazzetto, quindi la verdura deve cucinare, sì va bene, ma non deve rosolare tanto. Quindi iniziamo, diciamo, mettiamo un fondo d'olio, cipollotti, il porro beve. Lì ce l'hai molto alta, come fiamma, va bene? Sì, sì, adesso sfumiamo con un po' d'acqua. Ok. Ok, pochissima acqua, perché appunto la verdura è ricca di acqua e non deve essere un bollito, ma deve essere stufare. Stufare vuol dire coprire leggermente le nostre verdure con l'acqua, si parla anche di una carne stufata, quindi si riempie più o meno a metà, filo, sì, a metà oppure leggermente sopra di liquido, quindi in questo caso utilizziamo i brodi, che è importante, fatti da noi, alla fine non ci viene a fare un brodo e non comprarli quei dadi già con l'estratto o con altre cose. Esatto. Copriamo. E poi c'è una grande fabbrica giù da voi proprio, nella vostra zona, se non vado errato. Di che cosa? Che fanno dadi, che poi è stata nell'occhio del ciclone, perché poi non sono, perché alla fine non ne uso, non ne cucino, uso sempre i fondi, faccio. Quindi tu te la crei per conto, sì, proprio. Sì, alla fine un po' di acqua fredda, mettendo tutte le verdure, carote, sedano, cipolla, per il pesce, tutti gli scarti di pesce, che io ho tutte le lische che le lavo, tutte quante. Come lo fai? Quindi te lo prepari? Eh sì, io ho c'ho il... Però tu ti tieni le basi. Però sì, che fai? Ricordiamo, Michele, permettimelo, perché poi tu sei un professionista. Allora, quindi come vi trovate a Trani? Andate al ristorante da Michele, perché oltre a utilizzare materia prima di qualità, lui è anche molto attento nella conservazione di questo. Quindi Michele è uno di quei tanti professionisti che utilizza sottovuoto e abbattitore. Quindi è una cosa che va riconosciuta, perché poi... Adoro il sottovuoto perché mi permetto anche di fare delle cotture un po' più particolari, che a casa possiamo ricrearle con delle pentole in ghisa, perché appunto abbiamo una cottura molto molto omogenea, però si parla di... io faccio molto per il pesce più che altro, e mi aiuto appunto con quel tipo di... faccio un ragù anche di polipetto, okay, bello in ghisa, lo posso fare in creta perché la creta assorbe il sapore, è porosa, va a fare un'altra preparazione tipo una favetta si sente ancora il profumo del polipetto, e quindi l'unica cosa è utilizzare la ghisa, che viene comunque, cioè, all'interno c'è del vetro, quindi è anche per chi ha problemi a volte di anadecilia, cioè tutto quanto. Io dici contaminazione, quindi ho una pentola sempre ogni volta che utilizzo pulita, sterile, quindi in sapore, e in più mi permette di conservare appunto i sapori e di non rovinare appunto tutti i sapori che io vado a fare, perché fatta in acciaio in altre parti vedo che si ossida un attimo il nostro sugo, si cambia il colore, invece il rosso rimane bello un rosso, e quindi a fiamma bassa c'è anche un risparmio energetico, perché non c'è bisogno di fiamme molto forti, una volta che si riscalda questa pentola va da sé, e quindi a fiamma bassissima va da sola, quindi poi col coperchio c'è un recupero di liquidi, quindi non manca tanto il pensiero di stare attenzione a questa attacca, manca l'acqua, aggiungi tutto qua. Sì, è una comodità. Niente, io mi ho messo i cipollotti a stufare, nel frattempo prepariamo i nostri pomodorini, ho preso dei ciliegini che... andremo un attimo a lavare. Oppla.
Tu Michele, quindi per quello che riguarda diciamo, le basi, te le fai, te le programmi, ma le metti anche, utilizzi anche il sottovuoto quando fai queste basi che te le Sì, la tieni. parte liquida comunque una volta fatto il brodo lo abbatto proprio per evitare che comunque fermenti oppure va male, quindi lo abbatto e lo conservo in Quindi frigorifero. Per ogni non gli permetti di fermentare perché? Perché all'interno togli tutti i batteri, oppure l'aria No, e che comunque genera? quando va in ebollizione la sterilizza perché c'è la pastorizzazione a 65, 65 gradi. 65, ok. A 100 gradi c'è la sterilizzazione. Quindi il brodo bolle a 100 gradi, quindi è sterilizzato. Il problema è di lasciarlo anche un sugo, un qualcosa fuori per poterlo raffreddare, e quindi c'è l'aria comunque sporca e contaminata, e quindi inizia la propagazione batterica. Una soluzione migliore è abbattere velocemente. Abbattere vuol dire portare a pochi gradi A l'alimento, 18 gradi, meno no, no, a 18? fare anche cioè a 2 gradi, per cosa vado in Anche, frigorifero? Perché io ok. comunque un brodo non lo posso prendere bollente e metto in frigorifero, perché Perché altrimenti comunque rovino. short term si rovinerebbe. Sì, rovina il frigorifero, prima di tutto rovina tutti gli alimenti Che freddi ci che stanno sono, all'interno. Quindi certo. l'unica soluzione è fare questo fatto qua, quindi abbattere la temperatura, cioè abbattere vuol dire abbattere la temperatura, cioè positivo e poi negativo. Negativo utilizzo appunto per i pesci crudi. Quindi ipotizziamo che esatto, tu col tuo sugo sei a 80 gradi, perché Non se posso, non posso non puoi tenerlo metterlo in nel frigo. Allora, frigorifero. quindi che cosa fai? Lo metti in Lo metti questo da contenitore che è abbattitore, un no, è un abbattitore? abbattitore, sì, è un Esatto. frigorifero che è fatto apposta per poter mettere cose E bollenti, gli quindi non si spara, rovina. quindi gli spara aria fredda e lo porta a meno 2 o A a 2 gradi, mi 2 gradi, dicevi. 3 2 gradi, gradi, esatto, per perché poi poter mettendolo conservarlo in nel frigorifero. frigo che sei a temperatura 4, 5, quindi chiaro. Ok. Ok. E quindi questo è un modo per portarti avanti anche quelli che poi dicevamo, Sì, questi. non alterarlo, Certo, non perché farlo poi questi diventare brodi acido. qua, certo, li utilizzo moltissimo nelle mie preparazioni, quindi ogni volta che devo fare un risotto o un qualcosa, apposta di utilizzare l'acqua bollente con del dado, che è una cosa che c'è del glutamato che fa male, cose qua, alla Esatto. fine lo creo io da zero, quindi Michele, scusami, e dando all'atto pratico un'indicazione, come potrebbero farlo a casa? A casa potrebbero mettere però in piccoli quantitativi, no? E sì, metterlo subito in non frigo. ci vuole niente a Piccoli cioè. allora, a tua Sì. procedura, anziché fare il quantitativo grande, lo fanno Sì, ma lo fai inferiore. ogni giorno, non ci viene da mettere un pezzo di carota, una cipolla, cioè non tutti i giorni teoricamente si fa. Hai degli scarti del pesce, a posto di buttarli, perché buttarli? Fai un brodetto e con il brodetto Però dopo, programmi. esatto, lo devi dividere in piccole scatoline, così lo puoi mettere subito in frigo, così non c'è il problema, quello che dicevi tu, che con pe una pentola vai dentro Eh il sì, frigo certo. e vai a rovinare quello che è tutto il E resto, anche il frigorifero, che e anche altro. il frigorifero. Quindi allora, la tecnica è prepararli, come dice Michele, una volta a settimana, senza andarli a comprare, anche con dei piccoli Sì, ma le puoi fare barattolini. anche, sì, non dico ogni, cioè, so che c'è da fare un risotto, perché mettere l'acqua bollente, io lo creo da zero, cioè il brodo, e quindi bagno, quindi cucino il riso con un'acqua che comunque è profumata di verdure, in base a come dobbiamo fare con i Dà funghi, tutto più sapore è indietro. dato più saporito, quindi poi si mette il dado, che è comunque una cosa che io non utilizzo mai. Abbattiamo il dado. Senti, Ok, Michele, dimmi. dammi un minuto, minuto e mezzo, pubblicità e a tra poco. Amici, ciao, siamo rientrati. Allora, Michele, ci siamo lasciati col taglio del pomodorino, ma che Che andrà, aspettiamo che poi sì, stai lavorando sul sì, consumé, che andrai direttamente all'interno del nostro baby cipollotto. sì, dai, chiamo Lo sponsale. spunzare. Ah sì, no, chiamiamolo appunto come è la sua nomenclatura pugliese, quindi lo Uno spunzare, sponsale. perché poi tanto ogni regione c'ha una Ok, nomenclatura pomodori differente. lavati, ciliegino, andiamo un attimo a salare. Ok, Ok. niente scala stavolta, mica. No, niente scala, Niente scala. sono abbastanza alto. Niente, ci mettiamo, adagiamo i nostri pomodorini e il nostro sponzale che abbiamo fatto con un po' d'olio, un po' Vai, d'acqua, un po' di ok. sale. Abbiamo iniziato a farlo stufare, quindi a sobbollire piano piano. Lo mettiamo in posto i pomodorini. Adesso lo finiamo questo discorso È in rimasto fondo. verde, come dicevi Sì, è tu, rimasto quindi verde. non Poi c'è farò nessuna. vedere Dopo subito il facciamo vedere. risultato. Mettiamo il coperchio. In questo caso buttiamo in forno perché voglio che il pomodorino, cioè voglio che cucina in forno, quindi abbiamo una cottura. Allora, quella va in forno, non c'è nessun problema. Che No, va temperatura è? benissimo a 200 gradi come sta impostato. Ok. Ok, quindi cucina. Ok,
Con il coperchio abbiamo, un recupero. Sì, certo, quindi non sto col pensiero che si va a bruciare la nostra verdura. Quindi lì non si secca, con quello strumentino non si secca, rimane morbida, cioè rimane molto umida e morbida. Okay. Adesso passiamo al nostro semolino. Come avete, ogni volta che vengo faccio sempre una pasta fresca. Esatto, sì, sì, infatti stavolta mi hai depistato, però comunque il semolino mi hai fatto tornare indietro col tempo, quindi sono rimasto in equilibrio. Ok, prendiamo una piccola bastardella, ci mettiamo della nostra semola rimacinata. Ok. Ok. Dicevo, di solito si fa con semola, farina, prezzemolo e uova e un po' d'acqua se serve. Okay. Poi in questo caso ho voluto sostituire la farina normale con della farina di castagne, quindi abbiamo un profumo molto autunnale, invernale. Bene. Okay. Poi ci mettiamo del prezzemolo. Del prezzemolo. Questi gambi sono recuperi? Sì, sono essenziali, visto che stiamo facendo il nostro consommé, perché non utilizzarle il nostro consommé? Ah, dicevo lasci all'interno. Perché il profumo del prezzemolo è tutto nel gambo, quindi ho sbagliato, diciamo, la foglia è profumata, invece è il gambo. La parte più aromatica del prezzemolo. Andiamo un attimo a accartocciare il nostro prezzemolo che prima ho lavato, l'ho asciugato con un torcione, andiamo a tritarlo. Importante utilizzare dei utensili giusti, quindi consiglio sempre avere un coltello affilato, perché proprio per le erbe aromatiche che sono ricche di oli, dobbiamo appunto tagliarle e non pestare, perché rimane all'interno tutto il profumo e gli ostioli e non si va ad appoltigliare il nostro prezzemolo. Giusto, perché così non lo strappi. Sì, non lo pesti, perché pestando esce appunto tutto l'olio. Okay. Vedete come esce bello tritato, secco, perché all'interno, cioè secco perché all'interno okay, c'è tutto, quindi, allora, tutto gli oli. Se invece lì ti sarebbe rimasto tutto verdastro, sì, tutto verdastro, quindi avresti avuto un coltello che non tagliava bene. Okay. Sì, poi per di più utilizziamo i coltelli appunto in ceramica, dove che permette di non ossidare appunto i nostri ingredienti, i nostri alimenti. Allora, ricordiamo che poi tu del tuo lavoro ne fai anche una indicazione per gli altri, nel senso che poi, ecco, venendo qui, che normalmente per ottimizzare il lavoro in cucina bisogna avere dei buoni strumenti di cottura, certo, dei buoni utensili e fondamentalmente la materia prima ottima. Sì, quello è che noi facciamo una ricerca sulla materia prima, va bene, però dopo non abbiamo alcuni utensili che ci permettono di esprimere la massimo conoscenza, esatto, di poterlo fare. E quindi conviene un attimo, io adesso vi spiego alcune tecniche, sono idee che io do realmente, poi per di più, cioè, vi consiglio anche delle attrezzature giuste, come appunto la cottura alla ghisa, che c'è del vetro all'interno, dove appunto abbiamo una cottura omogenea, giusta, non si ossena. Infatti ho regalato anche a mamma una pentola di argento per Natale, lei non sapeva cosa farle perché era scettica questa cosa qua, ci ha fatto un piatto tipico che vorrò fare dopo, se invito la prossima volta. È un agnello con dei carciofi. Michele, tu sei sempre il benvenuto. Sì, con certo, ce l'ho un po' con te che non mi fai niente di romano, romanesco. Dai, vedo di fare qualcosa. La prossima volta. Portiamo uno semolino. Abbiamo messo della semola rimacinata, della farina di castagne, quindi per dare una cosa diversa, del prezzemolo tritato. Okay. Ci mettiamo un nostro uovo. Andiamo un attimo a miscelare tutto, dobbiamo creare appunto un impasto abbastanza duro. Se non riusciamo a con la quantità dell'uovo, di solito è 3 quarti di semola, tipo 300 grammi di semola, 200 di farina e 2 uova. Tu in questo caso però hai messo farina di castagne. Ho messo farina di castagne. Questo che gli darà un sapore più deciso? Sì, senti solo il profumo adesso che sta sprigionando, che sto impastando. Giusto, per... giusto, si sente. Bello, quindi avresti questo, certo, profumo della castagna in questa pasta.
con consomme di funghi e se ci avete un po' di tartufo, perché no? Ah, così Da noi lo. non c'è tanto non c'è tartufo, quindi a queste parti penso che ce ne sia di più. Michele, anche questa potrebbe essere una cosa, un'operazione semplicissima che possiamo far fare a un bambino, una Sì, bambina. deve sporcarsi un po' le mani, che è divertente. Vabbè, Poi per i è una bambini, passeggiata, questo i bambini esatto. poi per sporcarsi le mani sono fatte apposta, è la Quindi loro non è passione. che. Quindi deve essere poi, diventa granuloso, quindi non Sì, deve è. essere un Ecco. impasto un po'. Adesso ho incorporato il nostro uovo con le nostre farine. Ok. Ho bisogno ancora un po' di acqua, quindi vado a prendere dal nostro consomè. Pochissima acqua, no, la prendo dal Ah, consomè, prendi il quindi consumo, è perché giusto, così è abbiamo fatto questa pure cosa qua? più profumato, sì. Quindi allora Ok, questo come adesso possiamo sempre iniziare a a far bollire farlo questo, sì, bollire? grazie. Ok. Quindi allora questo qui è un'altra ricetta che tu puoi coinvolgere appunto un bimbo a casa. Quindi questa è sempre divertente, è sempre una bella cosa, sì. Ok, adesso abbiamo creato appunto un impasto abbastanza duro che andremo a sminuzzarlo. Ci hai messo 1 minuto e mezzo, eh? Non è. Quindi i tempi sono relativi, non è così complicato. Ciò. Voilà. Andiamo a. Quindi poi alla fine fai tutti i cubettini? Sì, sono delle Delle palline. palline Sì, per verranno fare fuori. più facile conviene farlo o con un piccolo mixer, quindi non quello immersivo, ma quello un po' più grande. Spolveriamo un po' di semola. Ma non è meglio così, così come abbiamo detto, Sì, sono delle forme un io po'. facciamo fare i bimbi. Oppure se avete a casa una mezzaluna. Ok, creiamo delle piccole palline, molto irregolari, che è quella la cosa particolare di questo semolino. Comunque hai ragione, sento il Sì, profumo. sente già il profumo del prezzemolo che comunque lega molto bene con il nostro fungo, il nostro consomè. Poi c'è questa castagna, che è l'ingrediente diverso dal solito semolino. Sì. E poi mi dai anche una valutazione per 2/4 persone di quello che stai preparando, eh? Così rimaniamo sempre in linea con quelli che sono i costi che possiamo avere. Qui, cioè, per 4 persone, la cosa più costosa è il fungo. Basta, quindi poi consiglio che vanno 50 grammi a persona, 60 grammi a persona, 2 euro, 1,50 euro a porzione, cioè sta parlando di, alla fine acqua, della semola, della farina di castagne. Quindi appunto siamo su un pasto, quindi siamo a 5 euro, grande linea. Sì, per una famiglia 5 euro, ma pure di meno, perché alla fine dipende anche Quattro persone, dal fungo quattro porzioni. A prendere, che andiamo a. da quanti Sì, funghi andiamo a certo, di che prendere, tipo di insomma. fungo? Ma tu hai fatto il calcolo del porcino o il calcolo No, del del. porcino, sì, ma anche il cardoncello selvatico, non arriva al porcino, però diciamo costa a 18, Vabbè, che poi esatto, come dicevi tu, giustamente ne serve talmente così poco, quindi sì, anche che si prende non è che si consuma tutto, quindi si può rigenerare e utilizzare per altre ricette poi. Ho fatto il nostro semolino, questo sono. Bello, profumato, lo sento da qui, quindi in cottura sarà una gioia assaggiarlo, sì. E Ok, via. passiamo di solito conviene metterlo su un cartone, quello dei pasticcini che avanza sempre, Perché il sì, cartone, perché il Michele? cartone assorbe o il legno, L'umidità? assorbe umidità, sì certo, e non fa attaccare. Spolveriamo leggermente con un po' di semola. Fatto Mi vola. il nostro semolino, 2 secondi, fatto. Se avete la mezzaluna è molto più facile, è anche un bel gioco. Ok, questo va via.
Va bene, noi abbiamo, allora, ripeto un attimo velocemente, vai, così dopo esatto, completiamo i nostri piatti. Abbiamo fatto un consomè, scusate, di funghi, utilizzato del cardoncello, metà crudo e metà l'ho fatto grigliato per dare un sapore un po' più diverso al nostro consomè, quindi quel tocco un po' di particolare. Poi ho fatto un semolino che è semola, farina di castagna e uova. Viene un attimo messo, ho fatto un impasto, poi sminuzzato o con coltello a mano. Certo, e poi verrà cotto nel consomè e poi nel frattempo in forno stava cucinando del nostro sponzale dove faremo il nostro uovo, va bene? Benissimo Michele, sì. Allora facciamo così, rimaniamo che adesso lasciamo bollire il nostro consomè e noi lanciamo la pubblicità e ci rivediamo tra qualche minuto. Vabbè. A dopo, ciao. Bentornati, allora ci siamo lasciati con Michele che ha fatto un piccolo resoconto della sua operatività, quindi ci siamo lasciati con il semolino che ho fatto che andrà appunto cotto in acqua salata e poi verrà unito con un consomè di funghi che abbiamo fatto insieme. Questi funghi metà sono crudi, metà grigliati, per dare una sensazione diversa al nostro piatto finale. Ricordiamoci che in forno ci sono il nostro sponzale, sarebbe la nostra cipolla lunga piccolina baby, sarebbe un porro baby piccolo, che l'abbiamo stufato appunto in una casseruola con un po' d'olio e sale e un po' d'acqua, coperchio, ho iniziato a stufare, poi dopo ho messo i pomodorini e poi la cottura la voglio finire in forno. Nel frattempo adesso controlliamo un attimo, controlliamo, vi faccio vedere, vediamo un po' se io mi metto pronta. Senti il profumo della cipolla. Il nostro pomodorino è fatto. Quindi hai ragione, è rimasto tutto così strutturato. Sì, anche i colori. Sì. Verde come l'hai messo dentro. E non hai perso liquidi, quindi. No, sono rimasti all'interno, quindi voglio, quando questo bolletto qua, volevo, perché andrò a appoggiare appunto l'uovo, quindi un uovo poché. Poché teoricamente è tolto il guscio. Poi viene fatto un vortice dell'acqua, però a casa di solito possiamo farlo semplicemente mettere l'uovo così. Lo mettiamo sopra. Giusto un minuto che bolle e basta. Voglio che rimanga l'uovo, con l'albume si cucina e il tuorlo rimanga cremoso, perché poi quando vai con la forchetta a rompere il nervo che mantiene il tuorlo, esce questo tuorlo bello cremoso che va a condire un po' il tutto e con il pane è la morte sua. È vero. E poi Michele, così con queste ricette siamo in fase di ripresa da quello che abbiamo lasciato alle spalle con Natale, sì, vigilia, cenone, quindi così recuperiamo, salumi, dolci, così piano piano. Sono dei piatti più semplici, più contadini, più poveri, comunque ricchi di... Ci hai messo gusto, perché con le castagne, anche se funghi. L'uovo a volte viene considerato come un alimento, non viene considerato come un secondo, ma per me è anche importante, fa parte della nostra alimentazione. Non esagerare tanto con l'uovo perché è molto proteico. Sì, per via esatto. Sì, la porzione giusta sono due uova, massimo a persona. Niente, mettiamo un attimo sul nostro. Se abbiamo del tempo, possiamo, visto che questa qua mantiene il caldo, la nostra. Sì, grazie. Fuoco medio. Medio, quindi lo metto un 5, esatto. Perfetto. Se avete tempo possiamo mettere il nostro uovo all'interno, chiudo con il coperchio e lasciarlo cucinare piano piano perché l'albume cucina a 58 gradi e a 62 il tuorlo, ok? Siccome la pentola in ghisa è molto calda, quindi possiamo fare questa cosa perché qua veniamo dal forno. Oppure possiamo farla in forno, quindi mettere le uova, mettere in forno un minuto, due minuti e poi via. L'importante è che la nostra cuoce è molto il nostro tuorlo. Ok, possiamo già iniziare, è molto semplice, andiamo a versare le nostre uova, cerchiamo di non rompere l'albume e il tuorlo. Quindi abbiamo detto due ne fai, sì. Michele? Ok. Pizzico di sale. Coperchio, così recuperiamo. Nel frattempo sotto che c'è fiamma cucina sotto
Siccome c'è una cottura abbastanza omogenea, quindi tende a salire e poi a Perché il riscendere, coperchio poi è caldo come la sì, è parte caldo e inferiore quindi circa. vogliamo che si cucina cioè la parte di sotto, di sopra, ma il cuore del tuorlo deve rimanere crudo, perché abbiamo usato delle Ok. uova biologiche o fresche, è giusto che vengano mangiate così. Ok, quindi per Ricordiamoci sentire del bene i nostro sapori. semolino che abbiamo fatto, abbiamo dell'acqua bollente che saliamo. Questo è molto veloce come piatto a fare. E Gli do un pochino di spunto e via. ci inseriamo del sale, dell'acqua salata. Ricordiamoci del nostro consomè che abbiamo fatto, quindi sta sobbollendo, quindi poi avremo un brodo molto delicato, consomè è un brodo molto delicato, chiaro, non Infatti è sporco, rimasto molto 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 chiaro, pulito, molto esatto, sì, chiaro. Non l'acqua è. deve essere torbido perché appunto deve essere molto chiaro, però è molto profumato. Ok, la nostra acqua Sta andando, sì. sta andando, quindi il nostro semolino lo sgraniamo un attimo ancora. Quindi tu vuoi che ci siano proprio dei Sì, sono dei piccoli. pezzi che sono irregolari, più Esatto, grandi, dei piccoli, pezzettoni, perché pezzettini. appunto viene fatto così a mano, è molto più irregolare, cioè molto più irregolare come cosa, è più rustica. E inseriamo il nostro semolino. I nostri pezzettini, pezzettoni. Il Senti, ma nostro questo semolino, tu te lo ricordi, te lo faceva tua mamma, che mi racconti sempre di lei, che ti ha dato Senta, tanti insegnamenti. è una tradizione che di solito viene fatta il sabato, perché si fa il brodo il sabato da noi. E di solito non dico fa tutti i sabati, però quasi, quaso, cioè quasi, poi Sì. sì, mi conserva sempre un piatto perché io lo adoro questo piatto qua. Esco pazzo perché mangio tantissimo, perché mi ricorda che è un piatto da piccolino lo gustavo Quindi, come si dice da tanto. noi, sei un minestrato, quindi ti piacciono Sì, le sì. minestre? Mi piace tanto perché è molto semplice, poi questo profumo. Che poi, se non ricordo male, io questo qui è facile mangiarlo anche così crudo, perché poi il semolino è gustoso anche così crudo. Okay. Vedete Ah, il qui è nostro uovo, è già andato, pronto, è ok. fatto. Che Ok, se riuscite un attimo a inquadrare, vi faccio vedere lo cosa è portiamo un pochino successo. più Perché avanti, forse sì, così ci lo riusciamo. inclino. Ok, guardate, il nostro albume è cotto. Il nostro, vedete sopra come per il discorso della camera che si crea la cottura appunto omogenea, perché è sopra e sotto. Di solito quando tu metti la pentola, cucina solamente sotto. In questo caso, con il coperchio, abbiamo una cottura omogenea qui sopra e sotto. Però il nostro tuorlo all'interno, vedete, non è sodo, ma è cremoso. Quando andremo a spaccarlo con la forchetta, si riuscirà Riuscire a fare appunto, questa sì. crema. Quindi tu, Michele, intendi dire che con questi strumenti riesci a gestire bene le temperature? Sì, a Quindi valorizzare al massimo il nostro tuorlo. Di solito l'uovo non è considerato come un ottimo alimento. Ok, vedete il semolino, è pronto. Ok, le inseriamo in un piatto fondo. ok. Mi dicevi che l'uovo non è considerato Sì, un perché a alimento volte completo? quando lo cuciniamo è sempre stopposo, duro, Ah, perché è chiaro. sodo e non è molto bello. Infatti se lo usciamo con il tuorlo, che si può mangiare crudo ed è piacevole mangiarlo crudo, è tutta un'altra cosa mangiare appunto Hai ragione, il sì, perché delle volte nostro uovo. sì, diventa stoppaccioso, insipido, c'è poi quasi poco sapore. Ok, andiamo a mettere il nostro consomè che abbiamo fatto con dei funghi, metà Ah, così grigliati. proprio, ok. Vedete i funghi come sono rimasti belli bianchi, o perché non si sono ossidati, quelli un po' più dorati perché sono stati grigliati e Quindi qui sono divenuti. avremo un assaggio che è delle volte una miscelanza di sapori, perché poi prenderemo il funghetto morbido e prenderemo quello che tu hai grigliato, che è Quello più grigliato. Più croccante, più croccante, più esplosivo. sì, è più ha un tutto altro sapore. Ok. Ok, possiamo spegnere. Va bene.
Niente, qua se vogliamo dare un tocco in più, possiamo mettere le castagne, visto che fa parte della nostra, la vostra cucina, oppure del pistacchio, delle granelle di pistacchio, o del tartufo, se siete fortunati ad averlo. Il nostro uovo è pronto, o lo lasciamo serviamo così in cocotte, che è molto simpatico, oppure possiamo un attimo servirlo in un piatto, adagiando. Aspetta, te lo tolgo questo, scusa che... Aspetta, sì, è meglio che lo faccio io. No. Aspetta che... Vuoi un cucchiaio più grande? No, grazie. Ok. Qui abbiamo i nostri sponzali. Vedi il colore dei pomodorini e dello sponzale, che è rimasto integro. È vero, sì. Sì, non hanno... Questo non è il nostro uovo. Ok, che è cotto sopra e sotto, quando un attimo andiamo a rompere, vedete, sì, che bel effetto, e qui va il pane per poter fare. Possiamo mettere anche del pepe per speziarlo un attimo, piatto poverissimo, buonissimo, adoro tanto questo piatto qua, provatelo, molto semplice. Bravo Michele, mi piacciono perché poi esatto... Sono semplici di realizzazione e come abbiamo detto prima possiamo coinvolgere anche i nostri bimbi, sì, o nipotini caldi, a farlo. Piatti caldi a tunare per questo freddo che abbiamo in questi giorni, e è giusto che vengano... Allora, dimmi. Vammi a riepilogare come hai fatto direttamente quindi il semolino. Oh, il semolino è semola, farina di castagna, poi si mette la farina normale, ha messo farina di castagna, del prezzemolo, un uovo, un po' di sale, fatto un impasto abbastanza duro, tritato a mano col coltello. E ho fatto un consomme di funghi sia crudi che scottati. Veloce, facile, una bella zuppa. Piatto poverissimo, è un uovo fatto poché, quindi fatto stufare delle cipolle, possesse essere anche del porro, in questo caso del porro baby o sponzale, sì, pomodoro dal forno e l'uovo messo in molti minuti. L'importante è tenere il tuorlo crudo, perché appunto si apprezza di più il sapore dell'uovo. E abbiamo detto costo per 4 persone, siamo sui 5 euro, 6 euro? Sì. Bene. Michele, allora, grazie. Grazie a te. Anche oggi che sei passato da noi. Grazie per tutte le indicazioni che ci hai dato. Grazie per aver riempito di profumi questo studio. E ci vediamo alla prossima puntata e grazie a tutti i nostri telespettatori. Buona giornata e buon appetito. Grazie.